giorno, eh? Acquisire i diritti di queste Olimpiadi. Voglio ricordare, di questo sono particolarmente orgoglioso, che 4 anni fa la RAI non trasmise le Olimpiadi di Sochi, e quindi credo che quello sia stato un vulnus al quale abbiamo voluto anche, diciamo, riparare con questa scelta. Ovviamente dobbiamo dire grazie, che non sarebbe serio che uno in questo momento non ricordi che Discovery ha preso i diritti in epoche non sospette, e che ovviamente per noi è molto importante anche l'integrazione dell'offerta, della presenza, per dare la giusta visibilità alle Olimpiadi invernali e a tutti quegli sport, soprattutto meno conosciuti, meno popolari. Invece diciamo che in questo caso sembra che lo sport abbia fatto un miracolo. Non solo improvvisamente tutte diciamo, le nubi si sono dissipate, però dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport. È la dimostrazione, la conferma e la testimonianza che lo sport è il linguaggio universale che si parla in un mondo dove spesso si litiga su troppe e su tante cose. È ufficiale la presenza degli atleti della Corea del Nord alle Olimpiadi.